Il Ministero dell'Istruzione è stato condannato a un maxi risarcimento per la morte di un insegnante avvenuta come conseguenza dell'esposizione all'amianto nella scuola di Bologna in cui la donna lavorava. Francesco Rossi. Mia madre ha cominciato questa battaglia nel 2007 perché voleva a tutti i costi avere giustizia per tutto quello che stava subendo. Una battaglia legale, cinque anni dopo la scoperta di un mesotelioma pleuico contratto per esposizione all'amianto. La fibra killer con cui Olga Maria Sofia D'Emilio è stata a contatto per anni quando insegnava a Bologna alle scuole Medie Farini. La battaglia contro la malattia Olga l'ha persa nel 2017 a portare avanti quella legale i figli Silvana e Andrea. Ora il Tribunale di Bologna ha dato loro ragione condannando il Ministero dell'Istruzione a un maxi risarcimento 930.000 euro. La prima volta che in Italia è condannato il Ministero dell'Istruzione per la morte di un professore... Per malattia da amianto, per esposizione, nel svolgimento dell'attività di docenza. La donna aveva insegnato in quella scuola negli anni Ottanta, ma l'amianto è subdolo. La scoperta della malattia oltre dieci anni dopo, quando era già in pensione. È stata operata nel 2002 ed è deceduta nel 2017. Quindi è stata lunghissima, ha subito un intervento devastante, che è stato il primo. Il calvario e la ricerca di giustizia per i tanti che si sono ammalati e sono morti. Perché a 30 anni dalla messa al bando, nelle scuole di Amianto ce n'è ancora. In Italia sono 360.000 gli alunni e 50.000 tra personale, docente e non docente esposto ad Amianto. E solo in Emilia Romagna, stando alle stime dell'Osservatorio nazionale Amianto, sarebbero più di 400 gli istituti tuttora contaminati. Con l'amianto non si può convivere, non si può convivere neanche con quantità minime, perché basta pochissimo per ammalarsi e per accorgersi delle conseguenze dopo un tempo lunghissimo.